Questo breve tutorial serve a mostrare i tre passaggi necessari per la registrazione di un nuovo utente nel forum. Cioè, quando voi arrivate nel forum non siete registrati ospiti, quindi non lasciate traccia, diciamo così, con firma. Invece, giustamente, noi vogliamo che chi partecipa abbia il suo nome, quindi serve un nuovo utente. Quindi andiamo sul link, si apre il forum. Questa pagina, diciamo, di entrata, welcome, benvenuto, guest, per adesso sei ospite. Per favore, o ti loghi o ti, diciamo, entri con le tue credenziali che adesso non abbiamo ancora, oppure ti registri. Noi ci registri. Solo la prima volta ci registriamo. Dalla seconda volta, chiaramente, avremo il nostro nome e il nostro password e entreremo con nome e password, non sarà più necessario registrarsi. Attenzione perché se vi registrate ve lo fa fare e vi crea un altro utente col vostro indirizzo di mail. Quindi registrarsi solo la prima volta. Ok, mettiamo l'indirizzo, io metto il mio principale, ok? Attenzione agli spazi, se vado avanti questo spazio non gli piace dopo il com, quindi s.altemani@gmail.com e basta. Continua, questo è chiaramente il mio, è un esempio chiaramente. E creiamo una password, io ci scrivo temporanea, perché poi magari me la cambio, se no capita che magari qualcuno entra e si spaccia per me, ok? Temporanea, la scrivo due volte, la creo e la verifico. Scrivo e riscrivo la stessa parola che sarà la mia password. Me la devo ricordare, una parola che per me ha un significato. Magari ci metto un numero vicino, tipo non so, Bosco 24, perché mi piace il bosco e sono nato nel 1924, ho 96 anni. Ok. Cos'è che dice? Aiuto. Your name, mettiamo il nostro nome, io mi chiamo Stefano. Ma siccome siamo dentro il forum, ci aggiungo la parola forum. Tutta una parola, non può essere staccata. Se metto uno spazio mi dà errore, quindi non Stefano, quello che viene dal bosco. Stefano forum, tanto per distinguere dall'altro Stefano che c'è già, che amministra la situazione. Data di nascita, possiamo mettere quella giusta, mettiamo un dato a caso adesso per semplicità, per brevità. Togliamoci un po' di anni. Va bene. Dai. Togliamoci 8 anni. E genere seconda. Ok, quindi password, verifica password, nome, tutta una parola, un nome che gli altri vi vedranno con questo nome, quindi un nome di fantasia, ma non troppo. Quindi continuiamo. Forum username. Il forum username è un'altra, potrebbe essere distinto dal nome utente a nome forum. Adesso per semplicità lasciamolo uguale, se no ci creiamo dei problemi di spiegazione. Qui deve essere univoco, la differenza rispetto a prima è che prima potevamo esserci anche 25 Stefani, qua invece il forum username deve essere verificato che è disponibile. Mi chiede conferma di aver letto e sottoscritto service agreement, è abbastanza standard, andatelo a vedere se volete, niente di strano. Privacy policy, anche questo è abbastanza standard. Aggiornare la password, no, non mi interessa. I'm not a robot. Verifica che non sia un software che fa questa cosa, ma che sia un essere umano. Ok? Pronti? Ok, continua. Activate Forum Tirocinio, che è il nome del forum. Your account has been created. Il tuo account è stato creato. Please check your email for your activation key. Some providers may mark this email as spam, so make sure to check your spam folder. Allora, cosa vuol dire? Molto semplicemente. Controlla la tua posta. Ci sarà un activation key. Alcuni provider di posta metteranno questo messaggio nello spam. Quindi eventualmente vai a controllare anche nello spam. A me è arrivato nella posta in arrivo senza problemi. Comunque andiamo a vedere. Thank you for creating your forum account for eccetera eccetera. Ok? Copia. Oppure usare quel link lì. Facciamo quella copia che siamo sicuri. Andiamo di là. Schiaccio. Incolla. Schiaccio a lungo col pulsante, col ditino, diventa incolla. Activate. Success! Your account has been activated. A posto, finito. Abbiamo creato con successo il nostro account. Facciamo continua e ti darò il benvenuto come Stefano Forum. E quindi siamo già loggati in questo caso. Finendo la procedura di registrazione, siamo già dentro. Infatti, se facciamo continua, ecco fatto che ci troviamo nel forum. Abbiamo infatti, dov'è che c'è scritto? Welcome Stefano Forum. Quindi possiamo uscire o rimanere dentro.
Ah, noto che Stefano Forum è rimasto tutto minuscolo, così per semplicità. Allora, la prima cosa che vediamo è questa finestra di navigazione. Possiamo andare all'inizio, al forum, che è più o meno la stessa cosa, possiamo andare nell'aiuto, possiamo fare una ricerca, magari cerchiamo la parola chiave, cerchiamo dove si scrive quell'argomento che ci interessa, possiamo andare a vedere gli utenti. Vediamo gli utenti, che è la cosa più semplice. Ecco, vedete che c'è l'utente prova che ho fatto io, Stefano che è 11 ore fa quando ho creato l'ultima volta che sono entrato, 11 ore fa, io, Stefano è stato il primo utente, quello che ha creato questo forum di prova. E poi vedete che sono in ordine alfabetico, se non si capiva. Okay. Poi dopo è entrata Bradu, Daniela e Barbara. Sono registrati. Okay. Vedete che l'ultimo a essere loggato è questo qua, Stefano Forum, l'abbiamo appena fatto insieme. Prima diceva pochi secondi, adesso dice un minuto. In tempo reale ti dice quando è entrato. Vediamo un'altra cosa, poi finiamo. Il forum, chiaramente. Andiamo nel forum. Ecco, il forum adesso ha una sezione generale, dove ci sono discussioni generali, eccetera, eccetera. Clicchiamo e vediamo che ci sono due subboards, due sottotavoli di discussione. Proposte, riflessioni in merito alla forma giuridica dell'ente proprietario del forum. Elenco motivato del sito. Sono cose che ho scritto io, la prima cosa che mi è venuta in mente, no? Andiamo qua nell'elenco motivato. Ovviamente si parlerà di scambio di doni. Questa è una discussione. In inglese lo chiamano thread, noi lo chiamiamo discussione, va bene uguale. È una nuova discussione perché non è stata ancora partecipata. Però forse Bradu ha scritto qualcosa, fantastico, andiamo a leggere. Io ho scritto, mi invitate a fare un elenco di quello di cui finora abbiamo parlato nel gruppo WhatsApp? Non ci sono limiti, eccetera, eccetera. E la nostra Daniela ci scrive, wow, panorama vasto, io vorrei se evitassero allarmismi, eccetera, 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 eccetera. Ok, ha espresso il suo pensiero, adesso lo leggiamo, poi ognuno lo legge con calma. Possiamo, ad esempio, mettiamo che io voglio ringraziare per esempio Daniela e dirgli, aspetta, le palle delle lamentele. Vuole più positività, preferire esperienze vissute piuttosto che news. Ok, sono d'accordo. Quindi la quoto per dire che le rispondo, come si fa in WhatsApp, no? Quando si swipe a destra, che si cita la domanda. Quindi c'è questo quote e da qualche parte c'è un cursore. Sotto, sopra, di solito è sotto. Ok. E andiamo a dire grazie, Daniele. Sono d'accordo con te. Serve più positività. Le news possono essere, diciamo così, messe in una sezione apposta. Quindi non è che le news non le vogliamo leggere, però magari non le vogliamo leggere in mezzo a tutto il resto. Quindi magari creiamo una sezione news. Informazione, controinformazione, chiamiamolo come vogliamo, però magari quando arriva la notizia che c'è, è successo quella cosa terribile, magari io non la voglio leggere. Chi la vuole leggere la trova nella sezione news. Ok, finito di scrivere, create post. Ok, l'unico pulsante che c'è. In pratica andiamo a creare un articolo, che è quello che abbiamo appena detto. Ecco qua, è molto chiaro perché io leggo, vedi, adesso chi arriverà, lo vedo io, ma lo vede tutti gli utenti del forum, troverà che Stefano Forum, questo new member, pochi secondi fa ha letto questa cosa di Radu, di Daniela, l'ha citata, l'ha quotata, gli ha scritto grazie, sono d'accordo, eccetera, eccetera. È molto chiaro, anche perché si capisce da dove è partita la discussione, è nata qua in cima, è nata da un certo Stefano, administrator. C'è stata la risposta di Daniela e c'è stata la risposta ulteriore di un altro utente che si chiama Stefano Forum. In questo caso voi sapete che è lo stesso, ma potrebbe essere un'altra persona, poteva chiamarsi Gianluigi ed essere un Gianluigi. Qua si crea il thread, una discussione su un tema che nasce e continua su quel tema. Direi che potrebbe essere sufficiente per il primo video. Lo stoppiamo e siamo a posto.